Investire per migliorare spazi e servizi. Queste le novità annunciate da Stefano Brunzini, rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. In questi anni ha registrato un incremento dei docenti in servizio, ma anche degli investimenti per didattica, tirocini, orientamento e servizio di counseling psicologico. Per il prossimo anno accademico, invece, confermate esenzioni e agevolazioni. No tax area per ISEE fino a 26.000 euro. Riduzione della contribuzione per i redditi sotto i 12.500 euro, esonero dal pagamento della tassa regionale per chi si è diplomato con 100 e 100 lode, agevolazioni per studentesse che scelgono le materie STEM per le studentesse madri. Sotto l'aspetto dell'offerta formativa invece saranno 134 in totale i corsi di studio, tra questi due nuovi corsi magistrali e quattro nuove lauree triennali. Ci sono nuovi corsi che noi abbiamo costruito insieme al tessuto produttivo del territorio. Per esempio c'è quello sulla produzione, il controllo delle merci, quello sull'agri-food, ci sono quello sui ovviamente dei materiali industriali. Allora abbiamo iniziato a interloquire con le imprese e abbiamo compreso la direzione di dove loro vanno e di che figure hanno bisogno. Oggi più che mai c'è bisogno di figure trasversali, ma che abbiano anche degli interessi convergenti in alcuni ambiti. In questo momento il Paese ha bisogno di più persone che entrino nei percorsi formativi universitari. La modernizzazione di un Paese si fa aumentando la formazione delle risorse umane e noi ci crediamo molto e per questo ci apriamo ancora di più. Lo sforzo è notevole, perché abbassare le tasse significa cercare soldi dall'altra parte, ma la nostra università con i suoi 400 milioni di investimento nella ricerca può permettersi questo lusso.